Indelebile, inseparabili fossero legamenti.
parati di Rigamonti, Panteri e Bacigalupi. Ma Rosa aveva un sorriso triste. L'abbiamo visto, era un vero artista della palla. Sono fin da fare in Padarini e Grezza, ma troppo clienti pagavano come un grazie. Per fortuna non vendevano giacche, altrimenti non si sarebbero salvati da Bacigalupi e Sochi. Durante una tournée in Sud America, Martelli aveva riscosso applausi interpretando con la sua voce calda un'appassionata canzone. La ricantò alla nostra radio 4 giorni prima di Superga, nelle parole della voce, il triste presagio. Thank you.
indossato in loro onore la maglia granata. Ma sul loro campo non si è giocato. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe e i calzettoni che ebbero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Chi parla della morte come di un malato buio. Gli 11 sono davanti alla porta d'oro. Tra le nuvole è tornato l'azzurro. Azzurro sui cipressi. Mi piace appunto sottolineare questa cosa. Luca è qua con noi perché suo nonno, Olinto Colatini di Torino, era un grandissimo tifoso del grande Torino. Ha visto anche tantissime partite e quindi Luca ha detto no, questo evento voglio presenziarlo. Ed è questa sera, è qui con noi proprio in memoria di suo nonno
e nel grande Torino di Aldo e Dino Badalini. Quindi ringraziamo per questo viaggio lunghissimo a questa storia. Ringrazio voi anche di avermi conosciuto, aver conosciuto la vostra città che è veramente meravigliosa attraverso l'amico Renzo. È stato un piacere stare qui con voi e spero che ci rincontreremo presto. Adesso, siccome Luca è pieno di concerti, di cose da fare, canterà per noi un'aria che abbiamo scelto, diciamo, insieme. Ha cantato le due aree, diciamo, velocemente perché deve tornare, quindi poi ci lascerà e farà il suo viaggio. Saluto i salutare. Ma abbiamo scelto la Turandot di Puccini. Abbiamo scelto la Turandot di Puccini, la famosissima Nessun Dorma, perché c'è appunto questo cadavere che porta Turandot, che è, diciamo, il dolore, poi il male, sì, convince Turandot a trasformare il suo dolore, il dolore che aveva lui nel poterla avere, in amore. Quindi è anche quello che è successo con il grande Torino, perché insomma il dolore enorme di 70 anni fa, diciamo che in questi 70 anni si è trasformato tutto in amore. E che si può vedere proprio questa sera in sala e anche in galleria. Abbiamo il teatro pieno a distanza di 70 anni, ricordiamo i due fratelli, è una cosa veramente bellissima, incredibile. E quindi adesso il maestro Luca ci canta Nessun Dorma di Puccini. Thank you.
Pacigalupo Ballarin Maroso, Gresa Rigamonti Castigliano, Menti Loiche Gabetto Mazzola Ossolo. Quando ero bambino chiedevo sempre a mio papà per quale squadra di calcio tifava. Desideravo tanto tifare per la stessa squadra. Mio papà non me lo ha mai detto e non ho mai capito perché. Una volta però, quando per l'ennesima volta lo interpellai, mi disse: ora ti racconto una storia di una squadra che è diventata leggenda. E mi raccontò quella del Grande Torino. Qualche minuto dopo memorizzai la formazione e non la dimenticai. Alcuni anni fa, quando facevo il radiocronista per Delta Radio, seguì la Triesi in un paese, credo fosse nel Veronese, forse Lugagnano, se non ricordo male. O Tieni, bravo, bravissimo. Mi recai a prendere le informazioni e mi dissero che non c'era il fotocopiatore e che dovevo scriverle a mano. Non avevo né una penna e né una cella per scrivere. E poi le radiocroniche le facevo a braccio, improvvisando. Me ne tornai tranquillo in tribuna. Quando il buon Salvatore Binatti, stasera con noi, ciao Salvatore, mi diede la linea all'inizio della partita, formulai senza nessun problema la formazione della Driese. Ma quando dovetti dare quella della squadra avversaria, mi fermai un attimo. Guardai il mio amico Edoardo negli occhi e lui mi disse: di quella del Grande Torino. E gli avversari giocano con Pacigalupo, Ballarin Maroso, Gresa Rigamonti, Castigliano, Menti Loiche, Capetto, Mazzola, Ossola. Dopo qualche minuto Salvatore mi chiamò, chiedendomi cosa fosse successo. Fu un momento bellissimo, perché tanti tifosi chiamarono la radio. Ringraziando di aver incontrato il Grande Torino. Il giorno dopo, il giornalista Guido Fracon scrisse anche un articolo sul Gazzettino. Alcuni anni fa un mio amico Sergio Sottovia, autore della trilogia stupenda Bolisine Gol, Campione Signore, mi dice che i fratelli Aldo Dino Ballarin, prima di approdare al Grande Torino, militarono nella Triese. Ma stai scherzando, dico. No, no, pensa, conosco anche la nipote di Dino, Nicoletta, e suo marito Davide. Sono stato a casa loro e ho visto dei ricordi dei fratelli Aldo Dino molto suggestivi. Voglio conoscerli, gli dissi. Sergio non fece passare tanto tempo, conobbi Nicoletta Perini e suo marito Davide Povolenta, due ragazzi favolosi, ed è appunto grazie a loro che stasera siamo qui in questo meraviglioso teatro, il Teatro Ferrini. Assisteremo a questo evento imperdibile, come recita la Leopandina, un evento di portata nazionale, con ospiti i parenti di Aldo e Dino Ballarin, che sono qua in prima fila. Barbara Mastella presenterà il suo stupendo libro che ho già letto 3 volte e l'ho ascoltato 2 volte in macchina perché c'è anche l'audiolibro. Ascolteremo e vedremo artisti di buonissimo livello, di altissimo livello, con addirittura una sorpresa nel finale, che non vi dico giustamente, una bellissima sorpresa. Parleremo di tanti aneddoti, di questa stupenda famiglia Ballarin, dove oltre Aldo e Dino hanno avuto ruoli importanti anche i fratelli Iginio e Renato. La Triesi, una società sportiva ultracentenaria nata nello stesso anno del Grande Torino, nel 1906, con ancora la matricola di iscrizione con 3 cifre, orgoglio assoluto per tutti i cittadini adriesi. Non perdetevi il museo allestito in galleria, dove si potranno leggere le lettere che il segretario storico Ugo Levi scriveva al Grande Torino e anche a Aldo Ballarin. C'è un gagliardetto dell'Adriese del 1923 e tutto è stato gentilmente concesso da Luca Levi, figlio di Ugo, che ha mandato adesso un messaggio, doveva essere presente stasera ma purtroppo ha avuto un problemino. Potremmo vedere anche nel museo la targa dei 100 anni consegnata dal CONI, al presidente faraone Olivo Frizzarin nel 2006. E poi potremmo anche assaggiare la buonissima ciabatta natura dell'Accademia del Pane, gentilmente donata dal presidente Marco Vianello. Accademia del Pane,
ricordo a tutti, fondata dall'indimenticabile presidente della Cresa Arnaldo Cavallari. Simeoni, Aldo Badalin, Prostocci, Destro, Segantin Capitano, Bellettato, Pasco, l'ho conosciuto, Polo, Rizzo, Carlin, Sambo, Silingardi, buona serata. Comunque dai, okay. grazie ragazzi. Adesso chiamo il sindaco Omar Barberato, sindaco di Adria, per un suo intervento. Allora, io chiederei un grandissimo applauso a Renzo Sarti. Vieni qua, Renzo. Penso insomma che il merito di aver creduto, lavorato e creato questa serata sia veramente con tutti i collaboratori che ringraziamo al 100% proprio di Renzo, è cuore granata in tutti i sensi, proprio penso insomma sia uno dei più grandi tifosi della Triese che oggi dimostra ancora di più insomma il suo amore creandoci questo momento bellissimo. Io adesso tra poco passo la parola a una... Io sono di parte, però penso posso dire in maniera oggettiva una grandissima artista di Adria, Monica Bonafè. Monica è una cantautrice, è una polistrumentista, insomma tante qualità musicali, una voce che è magica e oggi ci porterà indietro nel tempo, vero? Ci porterà negli anni in cui Dino e Aldo ascoltavano probabilmente la radio e sentivano probabilmente le canzoni che tra poco ascolteremo. In questa unione insieme a Chioggia, vedo l'assessore allo sport, insieme alla storia del grande Torino, penso sia veramente un'unione magica che continuerà in questi giorni, continuerà a Chioggia e poi ci sarà insomma il grande derby anche ecco, di domenica, quindi unire la cultura, lo sport e la passione insomma sono penso tre ingredienti unici. Grazie Adria e grazie a Renzo. Monta la luna in viaggio che il suo raggio ci manda questo paesaggio che mi lancio. Che sogno dorme pulito accanto sotto la luna d'argento, dorme volante esilio nel suo lettino piccino. Thank you.
Gli occhi all'ingiù, vedendo questa canzone sul bianco faccio, si confonde e le pare fatto strano di ascoltare le scale che portano tulli, 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 panne, tulli, 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 panne, cantare questa canzone. Ti sembreranno tre tutti, pancia di dirà, dirà, dirà. Bellissimo. Ne parleremo dopo. Troppo gentile. No, è vero. Dopo ne parleremo dopo con Barbara per capire appunto la scelta dei titoli delle canzoni che canterà Monica. Comunque, adesso chiamo i due sindaci perché so che c'è una sorpresa, mi pare. C'è il sindaco Omar Barbierato e l'assessore Isabella Pezzo, assessore alla cultura del comune di Chioggia. Ah sì, Marco Dosano, certo. Allora, questo è un volume veramente prezioso, insomma, spero che possa essere gradito e riporta proprio delle stampe dell'epoca curate e raccolte da Calogero, che è stato un grande studioso che ci ha regalato insomma un sacco di doni preziosi ad Adria e il comune di Chioggia ci ha portato. Sì, buonasera a tutti. A nome della città di Chioggia io voglio ringraziare il sindaco di Adria, l'assessore, tutta la cittadinanza e gli organizzatori per, non solo per questa serata, ma anche per aver accolto a braccia aperte anche le iniziative dei miei concittadini. La città di Chioggia ha diciamo, supportato e promosso un ricco calendario appunto in memoria del 70° anniversario della strage di Superga, ma soprattutto anche nel ricordo di Aldo Dino Ballarini e del Grande Torino. Partendo dall'inaugurazione di una mostra, alla presentazione di libri, a tornei di calcio che hanno coinvolto anche le scuole. Quello che sicuramente mi ha particolarmente colpito è stata la risposta del pubblico. Questa sera sicuramente ne è un'ulteriore testimonianza. Questo sta a significare che la storia e i veri valori dello sport, che molto spesso purtroppo ultimamente si fanno fatica a vedere magari nei grandi schermi e anche nei piccoli schermi, uniscono le persone e uniscono anche delle città che magari sono vicine ma un po' diverse. Io non posso che ringraziare i familiari di Aldo Dino Ballarini, cito Nicoletta e Davide, ma citando loro voglio ringraziare tutti voi parenti, perché solo grazie alle vostre testimonianze e ai vostri ricordi avete dato davvero un dono prezioso non solo alla città di Chioggia ma anche alle altre città che hanno avuto l'onore di conoscere i fratelli Ballarini, quindi grazie davvero. Giustamente un po' istituzionale ovviamente il crest del comune di Chioggia. Poi dopo lo sport bisogna anche saper mangiare bene. Quindi un libro di ricette chioggiotte scritto anche in dialetto è un'ultima pubblicazione, Sapori e colori di Chioggia, con delle dipinte da quelle. Grazie.
Chiamo adesso il presidente del CONI provinciale, Lucio Taschini. Prego. Da quel sacchetto magico è venuto fuori di tutto, l'assessore. Insomma, poi sono particolarmente interessato a quel libro sulla cugina Grigiotta. Insomma, a parte gli scherzi, io sono, come dire, umilmente chinato a una delle più grandi storie italiane di sport. Io nel 49 non ero ancora nato, ma ho la fortuna, insomma, di vivere con un fratello che questa sera qui è con me, che mi ha sempre raccontato di calcio. Insomma, abbiamo sempre avuto due anime, io in altri sport, lui, dico sempre, pallonaro, no? Nel senso, poi io pensavo che fosse matto solo Sergio Satovia. In realtà ho scoperto che c'era un altro qua, quindi è una coppia di organizzatori che il ragno da una parte e Tosati, che ho conosciuto questa sera, ha fatto una bomba micidiale, quindi davvero complimenti, insomma, anche perché la cosa importante è che nello sport, guardate, lei è assessore alla cultura, alla cultura. Però ecco, questa è la grande intuizione. Voi siete qui, voi siete tutti sportivi, siete credo grandi appassionati, perché siete qui questa sera. Lo sport è veramente una bomba micidiale. Io dico sempre che è un po' una matrice che va rovesciata: turismo, cultura, economia, sport. Sport, portiamolo dappertutto, in qualsiasi tipo di tavolo, per rivitalizzare il commercio, per dare luce alla cultura, per fare tutte le cose devono lavorare insieme. Io sono veramente orgoglioso, insomma, di rappresentare lo sport in questa grande provincia. Io dico sempre che le cose grandi si fanno nei posti piccoli, e quindi la nostra provincia non è grandissima, ma abbiamo grandissime opportunità, come nelle città piccole come Adria, che però ha veramente grandi potenzialità, ha avuto l'intuizione di organizzare queste cose. So che avete un assessore che ha già la testa, insomma, in tantissime altre cose. Organizziamole sempre comunque con dentro lo sport, e io penso che questa sia una serata che mi ha arricchito particolarmente e mi onora di rappresentare lo sport polesano insieme a questi due matti qui, che insomma ci riportiamo dietro. Grazie, e soprattutto grazie anche ai parenti. Grazie Lucio. Chiamo Luca Pastorello, presidente della FIGC provincia di Rovigo. Innanzitutto buonasera a tutti. È fatica, penso, un po' per tutti, perché abbiamo assistito a un filmato e anche a un'interpretazione di musica, diciamo di opera, che vi dico la verità, per tutta la perdo. Sia per il filmato e anche per la canzone che ha cantato, come abbiamo sentito un po' tutti, il tenore che era qua presente. Voglio complimentarmi con Renzo, perché ha avuto un'intuizione veramente grande per far vivere un qualcosa di unico in questa serata che, come abbiamo visto tutti, è magnifica. Anche il tempo ci ha dato una mano, il che non guasta, ma soprattutto ci ha fatto ricordare, perché la storia dobbiamo tenere tutti, la dobbiamo tutti ricordare, non va dimenticata, non va cancellata. Come ha detto lui, l'Adriese ha una matricola di tre cifre, è vero, 700. Penso che in Italia le contiamo non sulle, su una mano solo, le società sportive che hanno un'anzianità così elevata e che hanno ancora una matricola così bassa. Che vuol dire che tutte le annualità di oltre 100 anni sono state continuative. E credetemi, non è facile mantenere e soprattutto continuare oggi come oggi, soprattutto nei tempi che siamo. Abbiamo visto un qualcosa di unico, come vi ho detto, e voglio veramente dire un grazie di cuore a Renzo Sardi e a Sergio Sottovia per questa magnifica e stupenda serata. Complimenti ancora di tutto quello che avete fatto. E
questo è il vostro grazie da parte di tutti, l'affluenza di questa professione. Grazie Luca, grazie a tutti. Grazie. Adesso purtroppo noi avevamo pensato di non mi viene il termine perché sono veramente scombussolato, sono molto scosso su questa cosa, e c'è un grande poeta qui a Adria che si chiama Franco Calegaro, che invito qua sul palco, e ci leggerà una poesia. Noi l'avevamo dedicata a tutte le donne presenti in sala, che sono tante, e invece secondo me questa sera la dedichiamo a Giulia. Tutta per Giulia. Ragazzi, fiori strappati, sorriso del creato. È un batuffolo di tenerezza quando spalanca gli occhi sul mondo. C'è nel suo cuore già quella dolcezza che farà del ramo di frutti fecondo. S'accenderà sul suo volto un rossore quando sarà da un amore stregata, quando vedrà la bellezza di un fiore in una notte di luna incantata. Si chiuderà in un buio splendente per poter scegliere il giusto cammino, per implorare una forza potente di farla madre d'un altro destino. Quando una ruga le solcherà il viso, i suoi capelli saranno d'argento, i suoi affetti avranno il sorriso, mentre gli amori li lascerà il vento. E quando infine vedrà i nipotini correre allegri incontro alla vita, se ne andrà verso gli estremi confini per farsi stella alla volta infinita. Adesso c'è una giornalista, una scrittrice, è nata a Chioggia ed è cresciuta in Venezuela, dove si è laureata in comunicazione sociale presso l'Università Centrale di Venezuela. Inviata a Roma come corrispondente del quotidiano El Nacional, ha poi lavorato per il periodico di Barcellona, per l'agenzia di stampa americana United Press International e per la televisione messicana Televisa. È stata per due volte corrispondente di guerra in Afghanistan e in Kosovo. Ha realizzato numerosi viaggi con Papa Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI ed ha commentato due campionati mondiali di calcio per la radio americana delle United Press International. Ha fatto parte del consiglio direttivo della stampa estera di Roma, della giuria del Festival Cinematografico di Monte Carlo, del Festival del Film Industriale e del Festival Globo d'Oro, che la stampa internazionale conferisce ogni anno al cinema italiano. Attualmente è direttore artistico dell'Associazione Amici della Musica, della rassegna Solstizio d'Estate, che comprende manifestazioni artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche, e della stagione teatrale che si svolge presso il Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve. Per 3 anni è stato direttore artistico del Festival Culturale Quinto Elemento, Chioggia Laguna d'Arte. Ha pubblicato il libro di racconti, storie di stelle, romanzi Il mare dietro la collina, vincitore del premio mediterraneo e L'arco perfetto. Per il teatro ha scritto Tesi di Lauro, Alto e Dino Ballarin e Il grande Torino, adattamento teatrale e regia di Renzo Sicco. Signori, signore e signori, Barbara Mastella. Chiamiamo anche l'attrice famosissima Francesca Resch.
piacerà qualche passo del libro stupendo di Barbara. Dunque, da cosa partiamo? Dalla Adriese, che sicuramente parlaci un po' di questa Unione Sportiva Adriese 1906, guarda. No, più che parlarvene, perché senz'altro voi lo sapete molto più di me, perché Francesca leggesse un brano del libro in cui appunto parlo del primo approccio di Aldo e Dino. Francesca è anche la lettrice dell'audiolibro, quindi siamo a top. In quell'anno Aldo aveva cominciato a fare il pendolare tra Chioggia e Rovigo, dove c'era l'istituto tecnico di ragioneria al quale il padre l'aveva obbligato ad iscriversi. Prendeva il treno ogni mattina alle 7. Approfittava del viaggio per dare una guardata ai libri e tornava nel pomeriggio. Ma la scuola lo annoiava. Non voglio diplomarmi per poi star seduto tutto il giorno dietro una scrivania a fare conti, diceva alla madre, e passava tutto il tempo libero allo stadio di Adria, dove si allenava l'Adriese. Un giorno, in assenza di un giocatore, lo fecero partecipare agli allenamenti come ala sinistra. Fu una svolta importante. In poco tempo si distinse per alcune doti che lo avrebbero sempre caratterizzato: velocità, potenza e innovazione. Seguiva le direttive, ma se necessario era anche capace di improvvisare. L'allenatore decise di provarlo come terzino, posizione che avrebbe sempre mantenuto. All'inizio il ruolo non gli piaceva, ma dal momento che era il solo posto vacante, dovette far buon viso a cattiva sorte. Ma non era soddisfatto. Sognava di vincere, di emergere, di essere in prima linea e di segnare reti. Voglio fare gol come i grandi campioni, diceva. Fu solo più tardi, alla fine della guerra, che capì l'importanza del suo ruolo e non lo volle più cambiare. Si sarebbe improvvisamente reso conto, a causa delle morti, delle tragedie, delle persone scomparse, delle sofferenze patite da lui, dai suoi fratelli, dai suoi amici, che una partita è una battaglia nella quale si gioca tutti insieme, che un gol è il risultato di una tattica comune e che oltre ad invadere la porta avversaria è importante avere la forza, la tenacia e la prontezza per difendere la propria. L'avversario non doveva mai passare. Poco dopo, entrambi i fratelli ballerini giocavano nell'Adriese, Aldo come titolare e Dino in qualità di riserva. E fu così che nel 39, durante la semifinale della Coppa Veneta, Aldo conobbe Valentino Mazzola, il suo futuro capitano. Fu un incontro casuale e veloce, ma che lasciò in lui un segno profondo. S'erano intesi al volo. Allora Barbara, in queste trasferte i fratelli che giocavano in una squadra che si chiamava Pallane Tonelle, stupenda questa storia, il Trenile. Sì, giocavano nel Trenile e lo conosci molto bene. È una squadra che ha subito 0 gol in più di 100 partite, credo, non ha mai subito un gol. È stata chiamata Trenile perché era nata proprio sul treno quando i fratelli prendevano il treno per Adria, poi andarono anche a Rovigo. E quindi una storia stupenda, insomma, facevano tornei contro le altre scuole e non subivano gol. Un record assoluto. E poi questi fratelli, Barbara, dici qualcosa? Lei cosa, dove,
come li hanno fatto ad approdare ad altissimi livelli? Beh, Aldo venne visto, passò poi al Venezia, passò alla Triestina e quando era nella Triestina Ferruccio Lovo, che era allora presidente del Torino, come state, immagino, lo notò e poi lo, alla fine della guerra, stiamo parlando adesso durante la guerra, alla fine della guerra lo chiamò. E Aldo si era ammalato, era ammalato soprattutto di, era un po' depresso, quindi il corpo soffriva delle, come conseguenza della sua depressione. Ferruccio Novo lo portò a Torino e gli disse la faremo guarire. E lo, non soltanto lo fece guarire, ma mantenne la sua promessa, perché lo aveva visto giocare nella Triestina, si era reso conto che era un po' di classe, e quindi gli chiese di andare a Torino a parlare con lui. Vorrei che forse Francesca può leggere un brano di cui parlare. Verso la fine della guerra, Aldo si ammalò. Non poteva allenarsi e l'inattività lo faceva soffrire più della guerra stessa. Accusava una dolorosa lombosciatalgia, aveva la milza ingrossata e presentava sintomi di depressione. Era così demoralizzato che faceva fatica a prendere la benché minima decisione. Ma alla fine si risolse a scrivere ad alcune delle squadre più forti del momento per chiedere di essere ingaggiato: il Bologna, l'Inter, il Torino. Ferruccio Novo, il presidente del Torino, fu il primo a rispondere. Non lo aveva perso di vista dai tempi della Triestina e aspettava solo la fine della guerra per farsi avanti. Era un amministratore lungimirante che, accentrando nelle sue mani tutti i poteri, costituì la società come se fosse un'impresa commerciale. Senza perdere tempo, inviò a Chioggia i dirigenti del Torino, che dopo aver attraversato in macchina un'Italia devastata, non appena videro le condizioni di Aldo, gli dissero: «Si vesta e venga con noi, la faremo guarire». Lo portarono a Torino, dove i medici e i tecnici della squadra si misero d'impegno per curarlo. Poco dopo era in perfetta forma. Una volta guarito, Aldo tornò a casa e continuò a giocare nella Triestina sino a guerra finita. Dopodiché fu richiamato nuovamente in Piemonte. Gli stadi si riempivano. Ma si riempivano, l'Italia usciva da una lunga notte e cominciava a guardarsi intorno. Si levavano le macerie, si contavano i morti e i danni, si scordava quel che era stato per riprendere a fare progetti. Il paese, che usciva umiliato da una guerra che aveva voluto e perso, poteva riacquistare dignità e credere che si può ancora vincere, anche solo gridando gol in uno stadio. Un giorno, suo fratello Renato si arrabbiò con lui. «Che cosa fai?» gli chiese. «Pensi a giocare quando sei circondato da rovine, ma non vedi che c'è un paese intero da ricostruire?» «Faccio quello che posso», protestò Aldo. «Tu ti occupi di politica e fai bene, ma la gente ha anche bisogno di divertirsi e di dimenticare, non ne può più di soffrire. Io collaboro ricostruendo i sogni di quelli che li hanno perduti. Ma che cosa puoi offrire loro? La speranza». Renato lo guardò in silenzio. Aldo aveva ragione. Lo sport era importante quanto la politica in quella delicata, terribile, entusiasmante fase di rinascita. A ciascuno il suo ruolo. Volevo chiedere, Barbara, è difficile trovare una signora che scrive un libro sul calcio, sullo sport, ci puoi spiegare un po' il motivo?
questa scelta. Non solo l'ho scritto io, l'editrice è una donna, lei è una donna, siamo tre donne che ci siamo occupate di calcio. La storia di Anna Dino Malavino da quando io ero piccola, perché mio padre, io sono nata a Chioggia, e mio padre mi portava da piccolo in cimitero, andavamo a vedere la tomba di famiglia, poi mi portava sempre davanti alla tomba di Aldo e Dino Ballarini. E io ero piccolina, avevo avuto 3-4 anni, ero innamorata di questa foto, mi sembravano così belli con queste madre, lo studente. E non sono mai più tornata in cimitero, anche dopo quando sono partita, sono andata via, ma quando tornavo a casa andavo sempre a vedere anche la tomba di Aldo e Dino. Sino qualche anno fa, senza, non l'avevo mai pensato prima, ma perché non scrivo qualcosa? Sono andata su internet e ho visto che erano stati scritti centinaia di libri su questa squadra. Ho detto, che cosa posso scrivere io? Ma io non volevo scrivere di calcio, io volevo scrivere della loro vita, la loro vita nel calcio, ma anche la loro vita privata. Infatti ho parlato dei loro amori, dei loro matrimoni, dei figli, degli amici, di tutto quello che loro facevano da quando erano dei ragazzini. E quindi sono rimasta in compagnia con loro 3 anni. Il primo anno l'ho dedicato a fare interviste, sono venuta a Chioggia, ho parlato con tutti, beh, con tutti i parenti, a tutti quanti ho chiesto informazioni, sono andata a Torino, ho parlato con moltissime persone a Torino, con tifosi, con giornalisti, il grande Orbezzano che ha scritto anche il prologo del libro, Romeo, un altro giornalista della stampa che anche lui ha scritto il prologo. E soprattutto ho parlato con mia madre, perché mia mamma era la cugina di Dina Ballarini, la moglie di Dino. Quindi conosceva una quantità di aneddoti che non sapevo da altri, perché sono cresciute insieme. Quindi tante cose private e personali non me le sono inventate nessuna, me le ha raccontate tutte lei, cioè oltre a quelle naturalmente che mi hanno raccontato gli altri. Quindi sono rimasta in compagnia di questi due fratelli per 3 anni. Tra le interviste, lo scrivere, correggere, studiare, vedere, perché non sono una esperta di calcio, ho lavorato anche per il calcio, come hai detto tu prima, sì. Però mi sono appassionata, mi sono innamorata di questa storia, mi sembrava bellissima. Erano semplici, erano bravi, erano due ragazzi puliti, sani, belli, volevano, trasmettevano la loro passione a tutti e l'hanno trasmessa nel calcio, l'hanno trasmessa ai loro tifosi, ai loro ammiratori. Purtroppo non è andata a finire molto bene, come noi sappiamo, e vorrei che Francesca leggesse la parte finale, qui Miretta, che non ho mai conosciuto, la moglie di Aldo, e Dina, che invece ho conosciuto benissimo perché è stata oltre la cugina di mia madre, anche la mia madrina, poi l'ho sempre frequentata, cercano i mariti che non tornano. Dina e Miretta si incontrarono in mezzo alla folla. Hai notizie? Chiese Miretta. Non ci lasciano passare, rispose Dina esasperata. Ma hai detto che siamo le mogli? Sì, ma non ci ascoltano, nessuno ci dà retta. Ma si sa che cos'è successo? Stanno bene? Non lo so! Dina urlava per farsi sentire. Miretta la prese per un braccio e la scosse. Non lo so! Gridò ancora Dina. Non dicono niente! Ho sentito dire... Che cosa? Chiese Miretta strattonandola. Dina si calmò improvvisamente. Niente. Nessuno sa niente. Ma la gente inventa, inventa. Ma che cosa inventa? Mi hanno detto che c'è stato un incidente, ma si sa chi è, ma si sono fatti male, ma ci sono feriti. No, no, non credo, io so quello che sai tu. Andiamo all'aeroporto, forse gli ci diranno qualche cosa. Andiamo. Ma nemmeno lì le lasciarono passare. Andiamo a Superga, propose allora Miretta. Correvano, correvano verso la collina insieme ad una fiumana di gente. Non facevano più domande, non si chiedevano nemmeno più se le avrebbero lasciate passare. E fu mentre correva,
cercando di superare la barriera dei poliziotti, che Dina capì che era tutto inutile. Un minuto dopo, la radio avrebbe dato la notizia, ma Mieletta e Dina non la udirono. Un errore di rotta di una decina di metri, diceva la voce metallica del radiocronista, e l'apparecchio che trasportava la squadra del Torino di ritorno da Lisbona, diretta a Mirafiori, si è schiantata ai piedi della Basilica di Superga. La gente continuava ad avanzare, sperando in un miracolo, ma mentre le quattro donne tornavano a casa per telefonare agli ospedali, il cronista, dopo un silenzio prolungato, diceva con un terribile, voluto tono distaccato e impersonale: 31 le vittime, 18 calciatori, 2 dirigenti, 2 tecnici, 3 giornalisti e 6 membri dell'equipaggio. In pochi minuti l'incredibile notizia avrebbe fatto il giro del mondo. Il grande Torino, la squadra dei 5 scudetti consecutivi, quella che aveva dato 10 giocatori su 11 alla nazionale, non esisteva più. Allora Barbara, tu presenterai il libro anche domani a Chioggia, alle ore 18, possiamo dirlo? Vuoi dirlo? Sì, sì, domani alle 18, nel comune, nella stalla della Padania. Sì, sono contenta, veramente, per la mia città, quindi sono felice. Dopo essere andata ad Adria, che veramente c'è un'accoglienza meravigliosa. Non conoscevo Adria, sono felice adesso per visitarla perché ho sentito tanto calore, tanto entusiasmo, che non è tanto facile. Ringraziamo Barbara, a presto, ci fai vedere su cosa stai lavorando, no? Adesso sto scrivendo un libro che non ha niente a che vedere con il calcio. Sì, sì, è un libro, un astrofisico famoso che ha avuto molte vicissitudini, è un personaggio incredibile, che non dico niente altro, lo sto scrivendo. Noi lo compreremo. Grazie Francesca, grazie Barbara. Grazie. Bene, adesso... chiamiamo Franco Calegari. Franco, è grande Franco, che spettacolo. Franco, io andiamo a chiacchierare. Allora, quante volte hai battuto Sergio Sottobia a tennis? Brutta bestia. Lui ha molta più testa di me e quindi, siccome il tennis è uno sport che la testa conta, capito? Lui, dai! Diciamo che aveva contribuito un po' a questo passaggio da tennis alla poesia, insomma, è stato Sergio Sottobia, o no? Forse ha contribuito. E adesso, però, è un momento un po' particolare perché io ho trovato Franco per strada e gli ho detto: Franco, dai, scrivi qualcosa per l'evento. E tu hai scritto una bellissima poesia che io l'ho letta, riletta tantissime volte. Mi hai già rovinato lo spettacolo prima perché hai detto il titolo, ma lo ridiciamo ancora perché è molto bello. Fiori spezzati è la poesia sul grande Torino, sui fratelli Aldo e Dino Ballarin, scritta proprio per questo evento da Franco Calegari.
Fiori strappati, Lisbona, Barcellona e poi Torino. Un viaggio come tanti, per tornare. Le ali che tremavano ed il vento che soffia quando i fiori vuol strappare. Insinuava perfido il timore nei loro cuori puri e coraggiosi. Le ali continuavano a tremare, il vento aveva sibili paurosi. Dietro le nubi il monte nascondeva la chiesa benedetta e il suo santuario. Il dubbio demoliva le certezze. La morte li attendeva sul Calvario. Tra quei guerrieri due erano nati dove la nostra terra sfiora il mare. Campioni di quel gioco col pallone come nessuno mai sapeva fare. Grande Torino poi lo si chiamò per quelle loro imprese senza pari. Ma come fiori il fato li strappò in quella notte buia senza fari. I loro volti, la fotografia rivela la purezza, la passione. Non sono morti, sono andati via. Sono da dove vola ogni pallone. Alfranco. E adesso facciamo una variante, una piccola variante alla scaletta, perché abbiamo con noi anche il sindaco di Porto Tolle, cioè, è un mio Roberto Pizzoli, tutto separato. È un mio allievo di radiocronismo, ha imparato benissimo e naturalmente è diventato il più bravo. Prima ero io, adesso è lui il più bravo. Però è anche il sindaco di Porto Tolle, ma lui è venuto qua per Polesine e Camerini, signori miei. Perché, lo diremo anche dopo, a Polesine e Camerini, come in tantissimi stadi italiani, è lo stadio intitolato a chi? Ad Aldo e Dino Pagliarini. Quindi è considerato per lo stadio di Polesine e Camerini e anche, soprattutto, anche come sindaco di Porto Tolle. Grazie Renzo, sono qua con Damiano che è il presidente della Polesine Camerini, ma c'è anche Argentino Pavanati tra il pubblico, che è il presidente storico della Polesine Camerini, anche consigliere regionale. I miei più calorosi saluti, dato sono tra amici, perché insomma è una città che come Chioggia siamo insomma grandi amici, facciamo grandi cose insieme, e quindi è un grande piacere. Una grande passione, no? Il calcio è una passione, come le passioni che muovono questo delta e questo territorio meraviglioso che è fatto proprio di passione, passione che la troviamo in questo sport che accomuna insomma tanti di noi e che oggi rende omaggio a due indimenticati campioni di cui abbiamo avuto e abbiamo la fortuna. Io da calciatore ero un po' più bravino di Renzo, ma non tanta roba. E la maglia che ho indossato, grazie all'Argentino Pavanati, era proprio quella di Camerini, è nello stadio che è intitolato e di cui insomma credo che portiamo con grande onore e anche con un pizzico di emozione, perché comunque quando si ricordano certi personaggi che hanno fatto comunque storie e entrano nella leggenda, così come il grande Torino, credo che sia veramente un'emozione. Noi, io e il Presidente, abbiamo provato il calciatetto e ci daremo ad alla famiglia, insomma, che credo che sia anche un ricordo di quello che viviamo ancora oggi, perché per fortuna fare sport, qua abbiamo anche i rappresentanti della Adriese, non è facile, soprattutto a certi livelli, ma mi assicuro che anche in terza categoria purtroppo è sempre più difficile mantenere anche le società, no? Adesso in seconda, ma dico dai, in tutte le categorie è difficile, però con passione e impegno si raggiungono anche gli obiettivi. E quindi ecco, abbiamo dato questo piccolo omaggio, Daniela, se vuoi salutare anche te, credo che sia dovuto. Buonasera a tutti, anch'io sono qui per portare i saluti della società sportiva Polesine Camerini. Ho avuto
l'occasione, grazie all'invito ricevuto, di venire a portare anche la testimonianza dei ragazzi dell'associazione sportiva di cui sono presidente, i quali mi hanno chiesto ma perché lo stadio di Poesia Camerini si chiamasse Aldo Dino Baglianini. E ho avuto il piacere, anche grazie al sindaco Roberto Pizzogli, di sapere che il nostro stadio è intitolato ai fratelli Baglianini per i colori sociali che rappresentiamo, il nero verde, che sono tratti dal Venezia, una società in cui hanno militato. E è stata è un'occasione anche per conoscere la storia dello sport, che è una cosa davvero di cui si dovrebbe parlare anche nelle scuole, secondo me, perché non è solo sport, è anche cultura, è un'occasione per far conoscere anche alle generazioni più giovani è un'occasione per far conoscere anche alle giovani generazioni la storia del nostro paese, non è solo sport, ecco. E quindi vi ringrazio per l'invito ricevuto. Grazie a voi. Ecco, adesso siamo arrivati in un momento molto bello, secondo me, che sarà un po' anche interessante, sarà interessante perché ci saranno tutti i parenti, mettiamo uno alla volta, faremo anche due chiacchiere, una discussione, non è stato programmato nulla e quindi come viene viene sarà sicuramente bello. Adesso chiamo il figlio di Aldo Baglianini, Antonio Baglianini. Poi chiamo Maria Pia Baglianini, che è la figlia di Aldo. Adesso chiamo anche Enrico Genovese, che è nipote di Dino, e sua mamma è Gianna. Aldo Baglianini, con lo stesso nome del grande Aldo, nipote di Aldo, e quindi ciao, sì. Anche presidente del club Baglianini Veneto, Aldo Dino Baglianini Veneto. Bravo. Ah no, l'ho sbagliato. Lo sapevo. Allora, Aldo Capone invece è il presidente del club. Aldo Capone è il nipote di Aldo e quindi figlio di Maria Pia. Eh sì, se no non si faccia Maria Capone. Ok. Wow, Nicoletta Perini. Poi chiamo Barbara Stella. Sì. Vieni. Sì, l'hai detto prima. Vieni. Ormai l'hai detto la verità. Prego. E poi il grande Sergio Sottovia. Siamo tutti. Allora, intanto buonasera a tutti e dico grazie anche a quelli della città di Rovigo, del Barino Vigo, tutti quelli, anche il Panama Rovigo, tra l'altro era poi Rovigo a dicembre, non parliamo di più di queste cose, ma parliamo di tutte le varie. Per cui, siamo venuti un po' quanti anni fa, siamo vecchio, quindi ho cominciato già allora, comunque a 2006, signori, c'eravamo visti, e aveva cominciato già allora. Voglio dire quanto è cresciuto nel tempo
questa vostra aspetto che avete trovato in sicurezza? Beh, io di solito dico sempre che noto che più passa il tempo, più aumenta il ricordo. Perché ne parlavo anche con gente a Torino e dicevano che negli anni 70 non c'era tutto questo interesse. Diciamo che forse negli anni 70 la squadra del Torino attuale andava meglio, quindi ora sì che la squadra va un po' meno bene, probabilmente i tifosi ricordano quello che è stato per continuare a darsi forza, per vedere non dico di tornare quei tempi perché praticamente sarebbe impossibile, però di avere il coraggio per continuare ancora a di fare grande. Grazie. Allora, io mi chiamo Aldo Ballarini, figlio praticamente di Antonio Ballarini. E quindi, da parte tua, l'affetto che hai trovato in giro è molto cresciuto anche a Chioggia, che diciamo che noi in famiglia siamo stati abitando nella stessa casa, praticamente molto uniti già come famiglie, molto conosciuti nella zona di Chioggia. Quindi tante volte io lavoro con il pubblico, quindi quando mi presento Aldo Ballarini mi dicono: ah, hai un nome prestigioso. E allora quando così gli dico: ma sai che era mio nonno, si comincia, diciamo, a intrattenere subito un rapporto, perché è un nome veramente che tutti conoscono. Dalla bassa Italia, per non parlare di Torino, che praticamente in qualsiasi angolo, in qualsiasi posto, bar o tabaccheria o per piazza, ti fermano e cominci subito a parlare del nonno e di quella squadra che era indescrivibile. E ancora oggi, sentite un po', io mi commuovo comunque a parlare di questa grande squadra. Anche quella foto di prima non è possibile, va bene, quando fa il loop, questo è l'angelo bianco, Dino Ballarini, quando era quello di tutto vestito di bianco. Io faccio sempre presentare i signori perché voglio che memorizzino il sbilocco oggi con Ballarini Aldo o con Ballarini, per cui pure il pronome. Enrico Genovese. Genovese, aspetto della istituzionale che ho trovato in Chioggia. Quanto è cresciuto nel tempo, nella sensibilità, di tutta la famiglia, perché sappiamo tutti di Chioggia, ha avuto anche un sindaco che si chiamava Ballarini, quindi voglio dire, non era solo Aldo e Dino, sappiamo tutti quanto avessero importanza anche gli altri nomi a livello istituzionale, poi sappiamo anche il rapporto della segreteria con lui. È stato anche segretario, un discorso personaggio del Ci sono. Guarda, popolo, popolino Chioggiotto ha sempre voluto un bel da matti, mio nonno Dino e lo zio Aldo, per cui le amministrazioni che si sono succedute in questi anni non potevano non tener conto anche di questo. Sicuramente questa amministrazione ha valorizzato tantissimo il lavoro fatto anche da mia cugina Nicoletta, da Aldo, per cui insomma le amministrazioni vogliono veramente bene a questi due calciatori che sono due personaggi storici della città, oltre che figli illustri. Per quanto mi riguarda, io ero bambino e diciamo che mia mamma, che si è vista nel filmato di prima, aveva 5 anni quando è morto mio nonno, che aveva 25 anni mio nonno quando è morto. Io mi ricordo quando ho avuto 25 anni io, mi ha fatto un certo che questo nonno giovane, eternamente giovane, e mia mamma si ricorda solo una mano che la portava in giro, si ricordava solo questo. Mia nonna giocava con
figlio di Mazzola, con Sandrino Mazzola, erano nello stesso palazzo, che vivevano insieme e da piccoli giocavano insieme. Io mi ricordavo questi aneddoti qua, mi dicevano questi aneddoti qui quando ero piccolo, ma soprattutto, non so se avete visto le facce, ragazzi di 20 e 30 anni, ma con le facce vissute della guerra e tutto quello che abbiamo passato. Io, a me è sempre rimasto impresso questo, cioè gente, uomini, prima che calciatori, veri uomini che si stimavano a vicenda, che soffrivano la vicenda insieme, che vincevano insieme e hanno rappresentato, come si diceva, un orgoglio nazionale di un'Italia distrutta dalla guerra, gli italiani presi in giro in tutti i modi, dagli inglesi, da tutti. E i ragazzi andavano a vincere le partite, andavano perfino in Brasile a fare con me, a vincere. Ancora adesso ci sono squadre sudamericane che sono gemellate col Torino, cioè, storie forti, insomma, storie non da popolotti di adesso, voglio dire, la gente è un certo livello. Adesso abbiamo Antonio che è un po' vecchio come lei, diciamo così, no? Per cui noi possiamo anche fare un discorso di raffronto con quello che era il periodo proprio vicino all'epoca vissuta dei fratelli Barbellio, conosciuto anche Camuffo. A proposito, ci sono bene Paranto che conoscono bene il rugby. Camuffo ha vinto il campionato di rugby con Rovigo, per cui voi tre siete stato calciatore, è stato un grande che è stato calciatore. Voi avete vissuto con tanti personaggi del Polesi. Voglio dire, nel Polesi e di altri, probabilmente tu sei in grado di percepire, di segnalare qualcosa, qualche sensazione che avete percepito a livello familiare, su quello che loro hanno vissuto a Radio, quello che hanno vissuto a Rio. Cosa ti ricordi? C'è qualche aneddoto, qualche ricordo che ti è stato tramandato per me? Intanto buonasera a tutti, ma questa affluenza non me l'aspettavo, perché vedere ancora dopo 70 anni l'amore per i fratelli Ballarini e per il Torino è una cosa, si vede che gli anziani come noi trasmettono. Perché il Torino non c'è il tifo del Torino, il Torino è dentro di noi, ci sentiamo di Granata. Con Camuffo giocava, mio papà giocava con Camuffo ai tamburelli, nella spiaggia, quando veniva dalla Chioggia, lui era circondato da tutti quanti perché ormai lo conosceva, e dalla spiaggia si mettevano proprio a distanza sul bagno di Ciuga, da una parte all'altra giocavano col fratello Eugenio e giocavano tranquillamente e tutti si fermavano a guardare, anche perché cominciava già a avere un nome. Io ho studiato in Andria e ho fatto la ragioneria alla tomba e ho conosciuto, sono stato, avevo 15-16 anni e sono stato avvicinato da Bellinazzi. Mi ha avvicinato e mi ha detto: ma sai che io ho conosciuto tuo papà? Fa piacere, vieni con me che andiamo a fare colazione assieme. Ho marinato la scuola quel giorno, sono andato con lui e mi ha portato anche nello stadio, dove anche ho giocato anch'io con gli studenteschi, il torneo studentesco. Quindi con Andrea io ho passato 5 anni a studiare, quindi ormai la strada che ho fatto mi ricordo in mente tutto. Qua, dove c'è la farmacia c'era una biblioteca, mi fermavo più avanti, c'era un negozio per fare il panino con 10 lire, mi sembra, 10-15 lire, facevo un panino per la ricreazione. Quindi il discorso mio è, cioè, avere un padre così, cioè, mi sentivo un po', cioè, osservato. Quindi giustamente non potevo fare stupidaggini, perché deve dire: il figlio di Ballarini, guarda, era come scaccione. E quindi cercavo, anche se nello sport ho sentito che giocavate a tennis, anch'io ho giocato a tennis,
Nessuno fa che a fare dei tornei, a cavarsene anche in altri. Adesso non mi ricordo. Comunque, avere un padre, come ho avuto io, Aldo, che era nella famiglia, lui dedicava tutto il suo tempo alla famiglia. Voi pensate che io sono nato nel giugno del 45 e mio padre è volato nel 49 maggio, in un giorno di pioggia, mi ha cambiato la vita. Questa è la storia mia. Maria Pia è stata la prima del Varenga con il suo. Grande Sergio, vai! Vai Sergio! Allora, io parlo dell'aspetto familiare, perché l'aspetto sportivo, ne abbiamo parlato tutti, abbiamo visto che la tua cosa c'era, cosa non c'era, cosa non c'era, cosa ho visto di livello all'inizio, per cui con l'altro abbiamo visto cambiare la strada. Vabbè, detto questo voglio dire, facciamo un discorso con donne in casa parlare, le donne. Come hanno vissuto tutta la loro esperienza, che quando erano campioni e nessuno si è. Io tanto grazie della partecipazione e bene perché avete dimostrato tanto bene, perché devo dire una cosa, abbiamo partecipato tante volte a tante manifestazioni, però il calore che ho sentito questa sera non lo dico perché ci siete con voi e dico tanto perché, lo dico sinceramente, non l'ho mai sentito, neanche nella mia città. E quindi ringrazio, sono veramente anch'io ho studiato in Adria, anch'io ho anche insegnato da queste parti e quindi mi è piaciuto fare il studiare e il lavorare tutti gli anni della mia carriera in questa terra, perché mi sembrava di sentire quasi le speranze che aveva mio padre da ragazzo quando ho cominciato a giocare proprio anche nella tendenza. Ed ho un bellissimo ricordo. La nostra vita era una vita serena, mia mamma me lo raccontava, perché mio padre è morto quando io avevo ancora 2 anni. Mia madre era una donna coraggiosissima, bravissima, innamoratissima di Aldo. E anche Aldo era innamorato di mia mamma. Quando aveva un po' di tempo lo passavo in casa, in pigiama, ciabatte, con i bambini. A lui piaceva sentire la musica, quelle musiche di cui avete parlato prima. E io le so a memoria, perché poi la mamma le cantava, ricordando il papà, e io le so tutte, anche perché da 5-6 anni io le ho cantate a memoria, e le so. E le volte a casa, quando mi sento cantare, mio marito si meraviglia, ma come fai a sapere? Perché sono ricordi della mia infanzia. E mia madre ha sempre portato con sé un ricordo, una devozione per mio padre. Infatti lei, quando parlava di mio padre, con me che ero bambina, non mi diceva che era un grande calciatore, che era un grande campione, mi diceva che era un angelo. E io quando avevo dei problemi piccoli da bambina, anche un mal di denti per dire, ho un'amichetta che non mi aveva salutato, pregavo mio padre, mi facevo dare la fotografia di mio padre, me la tenevo qua e lo ricordavo e lo pensavo come un angelo. Non ho capito quanto grande era fino all'età di 15 anni, quando sono stata per la prima volta a Torino e ho visto un filmato, forse questo. E quando hanno acceso le luci del cinema dove è stato proiettato il filmato, mi sono guardata attorno e ho visto tanti uomini, perché la maggior parte erano uomini, allora le donne seguivano meno lo sport, che piangevano. E allora io ho detto, ma piangono anche per mio padre. Io sto piangendo, mio nonno sta piangendo, mio zio, ma perché piangono anche loro? E allora ho capito
che avevano perso una persona, avevano perso tante persone care che erano quasi dei familiari per loro, oltre ad essere dei grandi campioni. E allora da quel giorno ho capito che mio padre è stato un grande uomo, un grande padre, anche se per pochi anni, un grande campione, ed è rimasto nella memoria di tutti e quindi veramente una grande persona, un grande angelo. E io lo adoro. Pensavo proprio giorni fa, non l'ho mai chiamato papà. È triste pensare che io bambina avrò detto mamma, avrò anche detto papà, ma chi? E quando lo nomino a casa e dico papà, dico ma guarda, io non ho potuto chiamare papà mio papà, perché ero troppo piccola e non ho fatto il tempo. E un'altra cosa, ho avuto sempre tanto rispetto del dolore di mia mamma, che non gli ho mai chiesto tanto particolare, che adesso che sono donna, anziana, avrei voglia di chiedere particolari della vita proprio di uomo, con lei, con noi, e mi mancano tanto, tanto, tanto questi ricordi. Ma ho avuto troppo rispetto per il dolore di mia mamma e stavo solo ad aspettare che lei mi dicesse qualcosa. Io non le ho mai chiesto. Mi sedevo anche alla fine della sua vita, che alla fine ha sofferto tanto mia mamma, non è stata bene. Mi sedevo delle ore vicino a lei, ma non ho mai avuto il coraggio di chiederle dei particolari per non disturbarla. Aspettavo solo che lei mi dicesse qualcosa. E tutte le cose che mi ha detto non le dimenticherò mai. È stato un amore grande, forse delle volte dico, chissà, non lo avrei amato tanto se fosse vissuto, perché vivendo delle volte ci sono delle discussioni, ci si allontana per lavoro, e invece non avendolo avuto penso di amarlo in un modo fortissimo, grandissimo, come si merita. Prima di fare la domanda a Nicoletta, voglio dire che se questa strada andate in porto così, emerito di Renzo Sarsi, e soprattutto di Sergio Scoglie, ma anche della coppia Nicoletta Perini e Lorenzo Rami. Dice così, ma è buono, dai, bene così. Detto questo, Nicoletta e io siamo qua per salutare il tempo, per fortuna che è sempre stata disponibile e dove sta crescendo. Io ti dico perché dove sta crescendo, dove sta esplodere nella passione, nella ricerca, nella professionalità. C'è fatto certi eventi, sono nati certe organizzazioni professionali, una passione e un'organizzazione professionale. I vostri viaggi a Torino, i vostri viaggi nel mondo del tutto sport, se siete troppo sono andati sui giornali, non è certo per merito di Sicoria, ma è merito per Nicoletta e Davide. Quindi le cose a livello nazionale si viaggiano e viaggiano perché questi due ragazzi hanno fatto coppia con un'altra famiglia. E mi fa piacere questa coppia perché l'ho vissuta personalmente. Quindi dico questo. Quanto è difficile costruire delle storie, andare in giro, proporre te, Davide, la stima che ci deve aumentare per tutta la famiglia Aldolino Ballarini, in un mondo in cui è più giovane, in un mondo in cui si ci distacca negli anni rispetto a quel periodo. Difficile sì, perché come si diceva prima, adesso il mondo dello sport è tutt'altra cosa rispetto a quegli anni. Però cerchiamo ovviamente di mantenere il ricordo il più possibile. Questo non solo perché abbiamo l'onore di essere nipote come loro, ma anche perché è giusto che il grande Torino e Aldolino Ballarini vengano ricordati per sempre, quindi è quasi un obbligo, me lo sento come una missione, ecco. E questo lo faccio grazie a Davide che mi appoggia ovviamente in tutto e è fondamentale in queste cose. Gracias.
sito che è diventato talmente aperto per il mondo, mi pare tanto che avete creato un'apertura di relazioni tale che avete implementato con tutte le fotografie e video professionalità speciali. Quindi da questo punto di vista, dove arriverete, dove volete arrivare, i vostri figli, che passione c'è e diciamo quando volete avanti così. Il nostro obiettivo è di fare un museo fisso. Abbiamo fatto varie mostre e siamo contenti di poterle fare, però il museo fisso è il nostro obiettivo. E nel frattempo abbiamo fatto un sito virtuale, un museo virtuale, che tutti possono vedere, dove ci sono un sacco di fotografie, di giornali dell'epoca, di cose che mia nonna ha messo da parte in tanti tanti anni e anche hanno messo a disposizione ovviamente di parenti di Aldo. E quindi tutti potete visitarlo, museoballarinchioggia.it. Nel frattempo, finché speriamo diventi un museo vero, potete visitare intanto un museo virtuale. Andate su Google, trovate, chiedete, c'è scritto caro sindaco di Chioggia, I have a dream, vorrei un museo di Aldo Ballarin, c'è scritto, non so chi abbia scritto, ma è cosa nostra, diciamo, vediamo che succede, dai. Adesso passo all'ultima domanda, certamente non resto a livello scrittrice, resto a livello umano. Cosa le ha lasciato tutto questo percorso nel raccontare, nel intervistare, nel scrivere, nel pensare di cosa deve essere tutta la famiglia Ballarin per lei? Quanto le ha lasciato, quanto le hanno lasciato gli altri di lei? Come ho detto prima, quando, per quello di entrare, io non so, faccio parte della famiglia, non sono una parente, indirettamente mia madre, ma insomma. Però da quando ho cominciato a lavorare a questo libro, sento di avere una loro. Ringrazio tutti, dico bravo Renzo, dico solo che Adria grande merita molto di più, merita quello che deve avere, dico solo che se io sto in questi giorni a livello di musica stanno suonando le ponte della metamorfosi, di è perché un maestro musicista di Adria, un certo possiamo vedere, dico così, certo perché sanno tutti chi è, diciamo che fanno una ricorrente dell'allunaggio sulla musica sonora di uno di Adria, è una roba fantastica. Grazie a voi, auguri. Grazie Sergio. Allora, adesso è arrivata la sorpresa, finalmente ci sarà questa veramente una cosa sorprendente. Poi invito anche i parenti di girarsi per vedere anche le immagini. E sempre grazie a Davide e a Nicoletta, e hanno trovato con tutto sport, hanno trovato un'intervista. È stato un montaggio perché l'intervista è stata fatta da Alessandro Ciotti, che all'epoca non poteva esserci. E quindi Sandro Ciotti intervista un personaggio straordinario. E adesso ce lo ascoltiamo tutto. Aldo Ballarin. Il successo viene battuto a Torino da un'Italia che presentava il grande Torino al completo, con l'unica eccezione del portiere, che fu sempre 24. Un anno dopo, il 4 aprile 48, l'Italia affrontò a Parigi una Francia che, guidata da Massimo Belbarek, sembrava finalmente in grado di porci in difficoltà. Gli uomini del Grande Torino ne stroncarono la mentalità con un secco 3-1. Erano uomini, lo abbiamo sentito, più in confidenza con la palla che con il microfono, e le dichiarazioni rese dopo quella partita fanno simpatia e commozione. Ascoltiamo Aldo Ballarin. Sono molto contento della nuova grande vittoria dell'Italia e spero che tutti i settori d'Italia siano contenti. Saluto mia madre, Luca, Antonina, i miei genitori e tutti gli amici, in particolare gli amici e sportivi della Piemonte della Lega. Molto bella questa, veramente. Invito
I signori, adesso non lo ricordo, provo a dire anche qualche nome, Fausto Durante, Pizzo, tutti i signori che hanno portato qualcosa da dare ai parenti delle famiglie Ballerin, dei Gagliardetti, quindi Cattozzi. Fausto Durante, devi fermarti un attimo perché qua c'è una storia da raccontare molto bene. E lui è presidente delle Vecchie Glorie ed è di Salerno. E la Salernitana è di grandissimo tifoso della Salernitana e gioca con la maglia granata perché negli anni del grande Torino era il Torino del Sud in Serie B con Cipro Piani, che nel frattempo aveva inventato il catenaccio e faceva veramente famiglie e riuscì a portare addirittura la Salernitana a un passo dalla Serie A, perse uno spareggio con la Roma e tra l'altro molto contestato, comunque fu un'impresa straordinaria e la Salernitana fu chiamata proprio il Torino del Sud e quindi veste la maglia granata e lui è il presidente delle Vecchie Glorie Adriese e adesso dona una targa stupenda, la facciamo vedere. Onore ai fratelli Aldo Dino Ballarin, da Chioggia al Grande Torino attraverso Adria. E gli andiamo alla Nicoletta. Aldo e Dino. Sì, Nicoletta Dino, no? E invece Maria Pia Aldo. Gerson di Rovigo, signor Andrea Denti, bravo, sì, centro sportivo italiano. E gliela diamo Antonio questa. Abbiamo detto, grazie. Pizzo, grande Pizzo, mister del Rovigo. Del Rovigo, bella Fazzurri, Aldo Dino Ballarin, bellissima. Alla famiglia Ballarini, ricordo di Aldo e Dino nel 70° anniversario della tragedia di Superga con affetto. Bravo. E abbiamo... Grazie. Grazie. Aldo Dino Ballarini. Qualcosa. Questa sera ho parlato delle emozioni vere, io sono il presidente del Crespino, però mi sento ancora allenatore perché ho allenato per 13 anni. Questa sera le parole dei figli, dei parenti, dei Ballarini mi hanno fatto ricordare parole che a suo tempo i miei genitori mi raccontavano. Loro non erano tifosi di calcio, però sapendo che io lo ero, mi raccontavano, ma tu ti ricordi, anzi no, non puoi ricordarti, ma ce lo ricordiamo noi, perché anche se non siamo tifosi di calcio, il Torino, quel Torino, era nei loro cuori e sentivo i nomi anche di Ballarin, e quindi di questo non vi posso che ringraziare perché mi avete fatto ritornare ragazzino, quando che veramente il calcio era forse qualcosa di più importante rispetto ad oggi. Grazie ancora. Allora, ringraziamo anche tutti, soprattutto anche quelli che sono venuti da distante, come Saviolo, allenatore dei giovanili del tempo di Nero Rocco, che sono venuti da Padova, e anche quelli di Colonia Veneta, adesso mi sfugge il nome, comunque grazie tante per aver affrontato questo viaggio. Adesso tempo di sentire un'altra bellissima canzone, questa proprio è stupenda, sempre cantata da Monica. No, ma state qua, no, qua, fermi tutti. Sì, prima di cantare volevo ringraziare anche, eccolo qua, questo quadro qua stupendo, questo disegno è della signora Zeudi Rimondi. Un applauso perché è veramente suggestivo. Quindi sogno del fratello di Davide, della tutta, di Davide Bogoletta.
tutto in famiglia qua, credimi. E sentiamo Marta. Grazie, grazie. Dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuore contento, col sorriso incantato? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita d'amore ti parlerò. Ma dove vai, bellezza bicicletta, non avete testa un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello farla. La primavera per le strade passa a giro, grida tutti ai corridoi. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno la terrà. La testa girerà. Dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuore contento e col sorriso incantato? Se tu lo vuoi, io prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita d'amore ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. È tanto bello far l'amore. È tanto bello far l'amore. Bravissima! Signora Isabella, grazie. E signora Daniele, e anche Diletta Sardi, speaker del Stadio Betrizzi. Maria Pia, bravissimo, Maria Pia, Barbara, Maria Pia, adesso sarebbe bello visitare la mostra sopra, prima di uscire, perché chi non visita la mostra non mangia la ciabatta. E quindi prima la mostra e poi la ciabatta. Ciao, ciao, bravi!